IPA. Ciao bambini, questo è Electric Abu. Sono di nuovo con voi oggi per un motivo in realtà molto triste. Già avevamo le prime anticipazioni di queste news da forse 2 settimane. Anche per via di un po' di fake news ci siamo ritrovati a sperare che non andasse così male. Spider-Man si è distaccato definitivamente. Spider-Man si è distaccato definitivamente dal mondo cinematico della Marvel. Prima di proseguire con i memes, le notizie, dico che io ho voluto fare un disegno a riguardo per manifestare un po' anche il mio malessere e il mio dispiacere a riguardo. Capisco che una notizia che a qualcuno può fregare qualcosa, a qualcun altro può fregare davvero una cippalippa, perché non tutti siamo amanti del mondo della Marvel, non tutti siamo amanti di quei film. E va bene così, il mondo è bello perché è vario, come gli uccellini, che ce ne sono tanti, come i pesci anche, o come non lo so, i fiori, gli insetti, i Pokémon. Pokémon. Comunque a me personalmente mi ha colpito in modo abbastanza potente come notizia, perché ho realizzato proprio ieri, vedendo un vecchio video di mio figlio, che lui aveva 4 anni quando è uscito il trailer di Civil War, è stato mostrato Spider-Man. E lui ha solo 4 anni, era già rimasto tipo wow, wow, Spider-Man, wow. E non mi aspettavo una reaction poi così forte poi da mio figlio di solo 4 anni, perché non pensavo che si fosse legato in un modo così intenso a Spider-Man, appunto. Quindi si è creato un legame più stretto di quel che pensavo tra me, lui e i film della Marvel. Li abbiamo sempre aspettati. Se io ero per esempio fuori a Milano per lavoro o per altri motivi, succedeva che lui mi aspettava. Perché mi aspettava? Perché lo dovevamo vedere insieme, tutti insieme, ok? Nessuno andava a vedere il film senza l'altro. Tutti i film della Marvel così. Quindi al sapere di questa notizia mi ha abbastanza stravolto, mi ha abbastanza sconvolto, perché ho detto, ah, secondo me ora il mondo della Marvel perde un pizzico di magia, un pizzico di polvere di fata. È come se una Trilli fosse stata calpestata da un uomo, o fosse stata investita da un autotreno, da un... da un transatlantico, da una stella di neutroni, il cui un cucchiaino di una stella di neutroni equivale al peso di 10.000 transatlantici. Cultura generale, biatch. Quello che adesso vorrei fare è andare innanzitutto a vedere e spiegare cosa accidenti è successo, no? Scusa, puoi fare un attimo il pezzo dove guardi qui e dici cultura generale? Cultura generale. Cultura generale. Adesso fermati solo sulla prima sillaba. Cool.
Allora, spero che questo articolo, pubblicato l'8, Sony e Disney non riescono a trovare un accordo. Disney ovviamente vuole più soldi, questo è il succo, però è anche vero che anche se la Sony si prende la maggior percentuale del film, mi sembra il 95%, quindi quasi tutto, la Sony non ci guadagna sul merchandising, signori. No, bambini. Quindi tutte le cose che poi vengono vendute, gli Spider-Man, i pupazzi, i zaini, i ceppi, i cosi, i videogiochi, tutte quelle robe lì rimangono fortemente legate alla Disney, alla Marvel stessa. Quindi la Sony deve sperare di guadagnare il più possibile dal film stesso, no? Per ripagarsi il film e guadagnarci, ovviamente. Di per sé, quindi, la colpa non possiamo puntare il dito soltanto alla Sony. Tu sei la Sony. Cattiva Sony! Cattiva! No! Anche la Disney è cattiva in questo caso. Tutti cattivi. Se ne sono entrambi altamente fregati dei fan e di chi guarda i film. E ognuno ha voluto guardare le proprie saccocce. Che secondo me per Spider-Man non andava fatto. Lo potevate fare anche per un supereroe di cui a nessuno frega niente, ok? Infatti qui dice: in realtà, se le cronache non mentono, non è stata la Sony ad interrompere le trattative. No, è stata la Disney. Cosa volete che importi ai fan, dicono qui. Ormai hanno individuato il nemico, la Sony. È che ti viene da dire Sony merda perché... Sony, perché alla base hai tu i diritti di Spider-Man, no? Cioè, l'hai comprati tempo or sono quando la Marvel faceva sui documenti e ormai ce l'hai tu. Voglio andare un attimino al profilo della Sony di Instagram perché mi hanno fatto ridere. I commenti, il giorno in cui io... La conferma c'è stata, loro hanno pubblicato la foto del nuovo Sony telefono smartphone Xperia, il più nuovo smartphone tecnologia. Ok, andiamo a vedere i commenti. Hanno cancellato tutti. Dovevo fare lo screen. Ok, ce n'è ancora qualcuno. Sì. Sony makes the best Spider-Man media. Solo quello c'è. Che non so se era ironico, eh. Penso fosse ironico, ma quelli della Sony non se ne sono accorti. No, comunque sono spariti. I più divertenti, ma fidatevi della mia parola. Tra i commenti ce n'erano alcuni del tipo: del tuo telefono non frega nessuno, ridacci Spider-Man. Cioè, tutti a insultare il telefono vuol dire: dai, state con una tecnologia del 2016 nei smartphone, piuttosto ridateci Spider-Man. Io personalmente telecamere della Sony ne ho usata una, mi è piaciuta pure tanto, però adesso non penso che ci tornerò più nella Sony. Perché tu Sony ci hai portato via Spider-Man. So che dicono che chiaramente è stata la Disney, ma se io penso con i feelings e non con i fatti, Sony cattiva. In realtà non uso le telecamere della Sony perché devi aprire un cristo di mutuo per permetterti poi gli obiettivi, che sono tipo 1000 euro l'uno, una roba così. Ma adesso sono curioso anche di vedere se ce ne sono nel canale della Disney di commenti cattivissimi. Sarà cancellati la Sony, figurati la Disney. Infatti. Nulla di succoso come il giorno in cui io ho postato il disegno. Kisuke ha condiviso con me il Reddit dei fantastici, come che li chiamate voi giovani, mamà. In questo sito di mamà possiamo vedere dei mamà di Spider-Man. Hey, what's your problem, man? Qual è il tuo problema? Siete tutti e due dei pezzi di merda. Quello è il mio problema. Non l'ho capito. Vediamo questo. Ah, sono tornati di moda quindi i meme di Tobey Maguire che fa cose. Ho seppellito Tony Stark. Marvel e Sony
hanno rotto tra di loro, insomma. Sono dovuto tornare indietro per fare film brutti, perché la saga intermedia tra Tobey Maguire e Tom Holland, ovvero quello del ragazzetto sedicenne tutto figaccione eccetera, io l'ho odiata, abbastanza odiata, pesantemente odiata. Però ho tenuto duro, come un vero campione. Bravo Spike. Strano che ce ne siano pochi di meme. Pizza time! Io te l'ho detto tanto su internet, come ha detto io Toby, nel giro di una settimana la gente scorda tutto, quindi questa notizia quante settimane avrà? Due. L'internet avrà pure scordato questa notizia, ma il mio cuore no. Il mio bambino, mio figlio, secondo voi se la scorda questa notizia? Secondo voi non dovrà conviverci a vita? Lui e il suo cuoricino, il suo debole piccolo cuoricino. Quello è il mio Spider-Man. Forte, adesso lascia averlo anche a me. Puoi tenertelo. A quanto pare questa è la vera reazione della Disney e della Marvel. Ci dai più soldi? No. Ok, tienitelo. Come può ragionare così? Cioè, stiamo parlando di Spider-Man. La vera ragione per cui Spider-Man ha lasciato l'MCU è perché Flash ha rubato i suoi poteri. Che poi quella serie fa cagare, solo Sabrina la guarda. Sabrina e Andre, in Italia. Ah, Giulio non la guarda neanche per smerdarla. Neanche per smerdarla. Cazzo, fa schifo tanto allora. Fa schifo tanto. E Peter Parker, quello che viene ammazzato, e Zio Ben diventa il nuovo Spider-Man. Nel nuovo film della Sony, in un altro Spider-Verso. Poi quando combattono Thanos muore di vecchiaia, ti puoi avere un infarto. Ma no, Vanetta. Oh, guarda che carino. E zio Ben. I definitely did not apply for your grant. Me first. Quick question of the rhetorical variety. C'è i meme di Tobey Maguire che sono simpatici. このジョルノ・ジョバーナには夢がある。何言ってんだお前。Prima di chiudere il video però, vediamo il disegno nella sua massima bellezza, credo, suppongo. L'ho fatto in una notte, ok? Ho provato. Cosa molto più importante è prendere a cazzotti cosa? Più forte! La campanella, bravi bambini! Piu, 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 piu! E iscriviti se non sei iscritto, ok?